Il tumore della mammella è il tumore più frequente in assoluto in tutti i paesi occidentali, compresa l'Italia. Nel nostro paese ogni anno 55.000 donne si ammalano di questo tumore ed è un dato particolarmente significativo proprio perché riguarda solo la metà della popolazione, quella femminile. Sostanzialmente i tumori della mammella maschile sono molto molto rari. Quindi un problema medico importante ma anche sociale. Cosa possiamo fare per prevenire questa malattia? Esiste una prevenzione primaria che vuol dire corretti stili di vita, alimentazione equilibrata, attività fisica, si sono dimostrati in grado di ridurre il rischio in maniera significativa di ammalarsi. E poi molto importante, ancora più importante, la cosiddetta prevenzione secondaria. Vuol dire fare esami diagnostici in grado di scoprire la malattia quando è molto piccola, in fase si dice preclinica, prima che una donna se ne possa accorgere con la palpazione. In questi casi le percentuali di guarigione sfiorano il 100% a 5 anni dall'intervento. Quindi risultati brillantissimi. Per questo tutte le donne dovrebbero fare prevenzione, dovrebbero cominciare con un'ecografia mammaria a 30 anni, un esame privo di radiazione, ripetibile quando si vuole, con ultrasuoni, e a partire dai 40 anni anche una mammografia con cadenza annuale. Questi due esami sono in grado di identificare tumori in fase inizialissima quando sono curabili, ripeto, quasi al 100%. Notizia buona è che nel nostro paese i tassi di guarigione di questo tumore si continuano ad alzare. Oggi siamo mediamente a oltre l'85-87% dei casi di guarigione a 5 anni, che valori che ci mettono ai primi posti nel mondo come guarigione. Le terapie in che cosa consistono? La terapia di questo tumore è essenzialmente chirurgica, quindi la rimozione del tumore, e terapia che però viene integrata da una terapia medica. È proprio nella terapia medica che abbiamo visto i maggiori progressi in questi ultimi 5-10 anni. Sono nate le terapie cosiddette a bersaglio molecolare, target therapies, che consentono nei tumori che esprimono alcuni antigeni, come l'antigene HER2, di fare una terapia con anticorpi monoclonali in grado di distruggere in maniera selettiva le cellule tumorali, quindi con pochi effetti collaterali ed elevata efficacia. Tanto che queste terapie oggi si usano abitualmente anche prima dell'intervento chirurgico, proprio con lo scopo di ridurre il tumore fino a farlo sparire prima dell'intervento stesso. Oppure abbiamo terapie ormonali e anche qui abbiamo avuto notevoli innovazioni perché oltre alle classiche terapie antiestrogeniche che si usano ormai da anni, anche se ora sono prolungate normalmente più di soliti 5 anni dopo l'intervento, anche fino a 10 anni nei casi più a rischio, oltre a queste terapie classiche oggi possiamo utilizzare anche degli altri farmaci che si chiamano inibitori delle cicline che consentono di garantire anche nella malattia, chiamiamola avanzata, quando ci sono già metastasi in altri organi, nei tumori ormonodipendenti, percentuali di sopravvivenza e periodi di sopravvivenza assolutamente impensabili fino a pochi anni fa. Anche questo è un grande risultato della ricerca. E dove sta andando la ricerca? La ricerca sta andando a cercare naturalmente terapie per quei tumori della mammella per cui abbiamo ancora, diciamo, poche armi. Pensiamo ad esempio ai carcinomi cosiddetti triplo negativi, che non esprimono né i recettori ormonali né i recettori per l'HER2. Ecco che in questi tumori normalmente si fa la classica chemioterapia, con però naturalmente qualche effetto collaterale. La ricerca ci ha fatto vedere che in questo tipo di tumori, o almeno in alcuni di essi, può essere efficace anche l'immunoterapia. Quindi farmaci immunoterapici di nuova generazione, ormai sono entrati nel prontuario anche clinico del tumore della mammella. Già si usavano per altri tipi di tumore, si è vista oggi un'efficacia anche nel tumore della mammella in fase avanzata, ma oggi anche in fase preoperatoria e in fase adiuvante. Quindi la ricerca va avanti, direi che possiamo essere assolutamente ottimisti per il futuro, anche se l'arma principale per combattere la malattia rimane la prevenzione con la diagnosi precoce.